Buon pomeriggio, bene, sono ancora col PC acceso anche se lo spegnerò a breve. Comunque, voglio dedicare questo video ad una grande icona, ad un grande personaggio, prima come persona e poi come giornalista, come vedete dall'immagine di video copertina, Gianfranco De Laurentiis. Storico volto del giornalismo sportivo in casa Rai, Eurogol, prima rubrica sulle coppe europee, Nadana 77, rodocalchi, domenica, sprint e dribbling. Gianfranco De Laurentiis ci lascia a 81 anni. Come ho detto, facendo parte della testata sportiva Rai, è entrato in Rai nel 72, conducendo fino al 94 Eurogol, la rubrica del TG2 sul panorama delle coppe europee del calcio, insieme al collega Giorgio Martino. Dall'87 al 96 ha condotto domenica sprint con altri colleghi, tra cui Antonella Clerici, al suo esordio televisivo, poi la domenica sportiva, pole position e dribbling, storico rodocalco sportivo fino a diventarne il volto per antonomasia. Per Rai International presentato con Ilaria D'Amico la trasmissione sportiva La Giostra del Gol. Ad annunciare quindi la dipartita del caro Gianfranco De Laurentiis è stato Alessandro Antinelli, cronista sportivo Rai. Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis, ha scritto su Twitter. Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di dribbling con la sigaretta all'angolo della bocca. Ci mancherai, caro Gianfranco. Quindi, insomma, che dire? Questo 2020, oltre che segnato dal Covid, purtroppo abbiamo perso, se non vi ricordate male, beh. Come icona del basket NBA dei Lakers, Kobe Bryant. Poi, proprio nel periodo di lockdown, è venuto a mancare Franco Lauro. Oggi, purtroppo, parliamo di Gianfranco De Laurentiis. Quindi, tutto questo però vuol dire che bisogna onorare queste figure umane e professionali. Quindi a chi ora lavora in Rai diciamo, a dare una certa importanza. E questa sera, visto che purtroppo la sua dipartita si va comparando con la partita dell'Italia, è ovvio che diciamo, adesso non so, probabile anche che. Magari ci sia un minuto di cordoglio questa sera a Bergamo, per rispetto. Però è altrettanto doveroso da parte della nazionale onorare l'impegno cercando di ottenere la vittoria in onore di Gianfranco. Quindi, anche da parte mia che magari semi diletto a fare i video, quindi a dare informazioni, però diciamo lui, Franco Lauro e tanti altri giornalisti, figure molto professionali. Certo, aver la fortuna di conoscere queste figure professionali, credo a chiunque, per chi li ha conosciuti o chi come me, quindi che non ho conosciuto, fa dispiacere della notizia. Certo, soprattutto per chi l'ha conosciuto gomito a gomito, diciamo così, ancora di più. Quindi, ciao caro Gianfranco, speriamo che l'Italia rispetti in tuo onore l'est di vincere contro l'Olanda. Ciao a tutti!